anno mi faccio, ma che prima del servizio della traga prima me ne fuori Firenze è conosciuta nel mondo come Firenze della Rinascenza, dove è nato l'umanesimo. C'è anche una città artistica e turistica, però c'è due o tre cose che ci accomunano e per le quali siamo disposti a fare anche cose che non entrano nella nostra natura. Antica che abbia Firenze, perché a oltre 2000 anni di storia Firenze era divisa in quattro parti, dette appunto quartieri, ed ogni quartiere prende nome dalla chiesa più importante. Campo rettangolare. Il lato piccolo, i 40 metri, fungono da porta, vale a dire da caccia. Lì deve buttare la palla dentro la rete. I giocatori dovevano essere 27 per parte. Tutti i colpi vanno bene, lotta greco-romana, rugby, addirittura anche scontri di pugilato. L'elemento della violenza è insito in questo gioco, è proprio un gioco di guerra questo. Hanno giocato nel calcio in costume i papi, giocavano con lo spadino, quindi era permesso addirittura lo spadino ai tempi del Medioevo, quindi si rievoca cose di altri tempi, purtroppo ora ci limitiamo a una questione sportiva. Sa benissimo che di 27 che entrano dentro, perlomeno 10-15 escano con qualche problema fisico. È come sapere di andare a fare una cosa che ti può far male e comunque andare a farla. I calcianti sono degli atleti sono forti, degli atleti coraggiosi, perché il gioco è molto maschio, molto duro e rievoca proprio il Medioevo e il Rinascimento che si uniscano insieme. Durezza, cavalleria e voglia di dimostrare l'orgoglio di essere fiorentini. È un grande onore quando scendi in piazza e la piazza è gremita, ci sono più di 7000 persone che ti guardano, ti trovi come un gladiatore che scende nell'arena. Rigiocare è disposto a fare di tutto, anche a nascondere certe menomazioni che magari sono dell'ultimo momento. Ho visto gente con le costole rotte, con le mani rotte e finisce la partita. I calcianti sono volontari, non percepiscono niente di penale, nessuna paga, specialmente chi vince farà una cena nel quartiere, ma è tutto lì. È molto difficile costringere le persone a fare una cosa a pagamento, quando invece è il proprio cuore che le porta, sono disposti a fare qualsiasi cosa.